manager o i figli nei posti di comando di un'azienda. Di questo e di tanto altro se ne discuterà oggi a Palazzo San Michele a Fano durante un convegno organizzato dall'Associazione Centro Studi Economia e Territorio. I relatori di questo incontro intitolato Azienda tra famiglia e management saranno Silvia Paci della Profiglas S.p.A., Tonino Pencarelli dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Vincenzo Borchia, area manager Marche Fineco Bank S.p.A. e Mirko Carloni, consigliere regionale. Le conclusioni invece saranno affidate a Jacopo Frattini, presidente dell'associazione che ha ideato e programmato il dibattito. Sicuramente la prima domanda e la prima questione è vero, cioè la mia impressione è che c'è un momento oggettivo di difficoltà per i sistemi locali che hanno sicuramente avuto un grande successo legato al capitale sociale di fiducia che evidentemente si è costruito nel tempo e che ha garantito questo sviluppo diffuso dell'imprenditorialità con anche questa forma di capitalismo anomala, no? Perché di fatto il nostro capitalismo fatto di tantissime microimprese, oltre il 98% sono microimprese, cioè sotto 10 addetti, riesce a competere con addirittura multinazionali in settori anche difficili. Credo che l'esempio che poi ci verrà portato dalla dottoressa Paci sia un esempio anche questo interessante. Non è una microimpresa, ma è una medio impresa che affronta però competitori globali con grande capacità, grazie anche al fatto appunto che fondamentalmente a livello locale anche le istituzioni italiane hanno investito. C'è stato un rapporto in cui tutti gli interlocutori, compreso il sistema bancario, le cosiddette banche territoriali, ma non solo, hanno dato un grandissimo contributo allo sviluppo dell'economia italiana in alcune aree, quindi sicuramente in quella marchigiana. Però è un modello che oggettivamente stenta, un modello che abbiamo visto in seguito anche alle crisi internazionali, ai processi di globalizzazione, all'avvento dell'ICT, sicuramente è un modello che è in difficoltà. Ma perché è in difficoltà? Al di là di un'analisi macro, che non è il mio terreno privilegiato, io vado su un terreno più micro, e, insomma, evidentemente il tema che trattava anche il dottor Borchia all'inizio, quando parlava dello scenario mondiale e italiano dell'invecchiamento della popolazione, e che interessa in modo particolare la nostra regione, che sta diventando una delle più vecchie in Italia, in un mondo già particolarmente vecchio che è l'Europa, e con le persone invecchiano anche le competenze. Professore, quali sono le criticità nelle strategie tradizionali delle imprese? Allora, la più importante è che si rimane imprigionati su vecchi modelli di business, cioè su modalità tradizionali di creare valore per i clienti. Tradotto vuol dire che in molti casi, poiché i gusti dei consumatori cambiano, le esigenze anche degli acquirenti industriali cambiano anche in modo significativo, a volte c'è bisogno di cambiare le modalità di creare valore, quindi le modalità di offerta, le modalità di produzione, le modalità di distribuzione, e questo richiede un cambiamento anche interno di tipo organizzativo e quindi dei processi che possono aiutare il cambiamento. Un gruppo imprenditoriale misto e quindi manager con familiari potrebbe essere invece una soluzione? Ma allora, da indagini che abbiamo fatto anche nell'Ateneo di Urbino si dimostra che sicuramente gruppi imprenditoriali formati da familiari che garantiscono un controllo attento dei risultati e soprattutto una verifica continua che ciò che si fa in azienda è per la creazione di valore per i clienti ma anche per l'azienda e quindi per la proprietà, con l'aggiunta di manager ovviamente inseriti secondo modalità consone al tipo di assetto organizzativo, però portatori questi manager di competenze nuove in campo commerciale, in campo finanziario, in campo produttivo, in campo tecnologico, può essere una soluzione importante soprattutto all'interno di un panorama di aziende marchigiane e italiane che per oltre l'80% è di aziende familiari, che spesso però sono aziende familiari, come si dice, in senso stretto, dove c'è totale presenza della famiglia sia nella proprietà che nel management. Laddove la famiglia comincia a fare qualche passo indietro, soprattutto nella parte manageriale, ed allargarsi, quindi diventare un'impresa familiare allargata e aperta al management,
i risultati sicuramente sono migliori. È chiaro che poi c'è un problema di saper convivere tra familiari e manager, e quindi c'è un problema di capacità della leadership, di una leadership assertiva che riesca a accogliere i contributi di tutto ed indirizzarli verso le finalità imprenditoriali. Può influire anche il tipo di delega che viene data al manager? Sì, questo è un punto molto importante, perché a volte i manager vengono inseriti ma con deleghe molto condizionate e forse troppo ridotte. La delega deve essere una delega, a mio giudizio, ampia rispetto ai processi che il manager deve gestire. Poi, se la fiducia, come spesso accade nelle imprese familiari, all'inizio specialmente, può essere debole, allora bisogna istituire dei sistemi di controllo adeguati, puntuali, efficaci, che garantiscano fondamentalmente il fatto di poter monitorare continuamente il comportamento dei manager, in modo tale che siano comportamenti che siano in qualche modo indirizzati verso gli stessi interessi dell'imprenditore, della proprietà e della famiglia. Poi c'è un problema di incentivi, cioè i manager in tutto il mondo lavorano per risultato, e quindi bisogna avere anche l'attenzione a dare i giusti incentivi in modo tale che i comportamenti manageriali siano comportamenti che alla fine si traducono in azioni che vanno verso l'interesse anche della proprietà. Per chi volesse approfondire questi argomenti, lei è anche il direttore di una rivista proprio del settore. Sì, questa è una cosa recentissima, una rivista che per anni ha gestito il professor Ferrero della Facoltà di Economia. Di recente io con due colleghe, la professoressa Francesca Cesaroni, che è tra l'altro una docente di Fano, e poi la professoressa De Martini di Genova, gestiamo questa rivista con una direzione collegiale e cerchiamo di valorizzare tutte le ricerche e gli studi sulle problematiche dell'economia, del MES e della piccola impresa. È una rivista che si trova anche online. Molti saggi riguardano proprio i problemi della successione familiare, molti saggi riguardano i problemi della crescita, della finanza, dell'uso per esempio delle nuove tecnologie, l'impatto dei social media sia sui mercati nazionali che mercati internazionali. È una rivista accademica ma che guarda molto anche in qualche modo fruitori che sono i cittadini, gli studenti, gli imprenditori e l'associazione di categoria, e anche evidentemente i policy, cioè la politica regionale e nazionale, con la speranza che, oltre a prestare grande attenzione alla grande impresa, che purtroppo è un po' latitante nel nostro paese, si presti maggiore e continua attenzione anche al mondo delle micro, delle piccole e, perché no, delle medie imprese, che poi alla fine sono l'ossatura portante dell'assetto produttivo marchigiano e italiano. Bene. Qual è, per concludere, questo sito di riferimento? Il sito è www.piccolaimpresasmallbusiness.it, quindi si trova facilmente, comunque digitando anche sul motore di ricerca lo si trova facilmente. È una rivista che noi abbiamo realizzato completamente online, l'abbonamento è un abbonamento davvero risibile come costo, ma ci sono tutti i saggi scaricabili, quindi si può accedere anche agli archivi. È una rivista che ha oltre 20 anni e quindi è molto ricca di stimoli per chi volesse approfondire la materia. Sono stato in 3 giorni a un master a Losanna e ho preso questa slide, veramente sembra lontanissima, perché si parla di una previsione del 2100, noi probabilmente non la vedremo, però mi ha fatto veramente impressione sui cambiamenti dell'aumento della popolazione nel mondo. Vedete, siamo nel 2017 7,5 miliardi, nel 2100 c'è una previsione di circa 11 miliardi di abitanti nel mondo. Ma la cosa più impressionante è la crescita dell'Africa, che parte da 1,2 miliardi che circa in questo momento, le previsioni sono a 4 miliardi e 400 milioni. Non possono venire tutti da noi, è impossibile. Le cifre sono veramente spaventose. Vedete, l'Africa e l'Asia è rimasta quasi invariata. Scende l'Europa da 742 a 653, più o meno invariato l'America Latina, cresce un po' il Nord America e appena l'Oceania, che è ininfluente. Questo perché
Quindi i cambiamenti che ci saranno nel futuro sono veramente molto importanti. E questo è anche lo scenario, questo è Istat, probabilmente qualcuno, poi qui ci sono i professori, quindi mi addentro in una materia che probabilmente tutti conoscono, però giusto quando l'ho vista mi ha fatto abbastanza impressione. La discesa dell'Italia, sono delle previsioni che al 2065 danno un'Italia che possa arrivare sotto i 50 milioni di abitanti rispetto a oggi che siamo oltre 60 milioni. Borchia, Finecobank nasce nel 99 e ha puntato fin dall'inizio su semplicità, innovazione e trasparenza. Sì, è un'azienda molto giovane, guardando anche il sistema bancario italiano, quindi non ha ancora 20 anni e nel giro di 20 anni è diventata tra le prime 5 banche italiane, quindi ha puntato sulla clientela, oggi superiamo oltre 1.200.000 clienti e di una clientela fatta sia da privati che da imprenditori. Ecco, per un'azienda è sicuramente fondamentale investire, d'altra parte è importante anche che gli istituti di credito stessi siano vicini agli imprenditori. Sì, anche se la nostra banca, che fa parte del gruppo Unicredito, come policy si occupa più della parte privata dello stesso imprenditore, quindi aiutiamo l'imprenditore a gestire il suo patrimonio, lo proteggiamo eccetera, e poi consigliamo di andare alla nostra capogruppo per quanto riguarda tutte le operazioni di finanziamento aziendale. Lei ha riscontrato anche diverse problematiche, per risolverle una di queste potrebbe essere la consulenza. La consulenza non fa parte degli italiani, ma quando per esempio guardiamo la formazione anche da parte degli addetti ai lavori e anche della clientela, ci vuole anche una certa educazione, se dico a livello sportivo, formazione, gli italiani si ricordano quando c'è l'Italia che gioca, ecco, quindi la consulenza dovrebbe essere quindi vicino ai risparmiatori, perché comunque sia negli anni gli risparmi degli italiani è ancora molto importante, perché abbiamo quasi 4.000 miliardi di risparmi e un patrimonio immobiliare gigantesco e bisogna gestirlo bene, anche perché la popolazione si sta invecchiando, quindi sarà sempre meno occupata e quindi bisogna gestire bene il risparmio passato e pensare alle future generazioni con il passaggio generazionale che abbiamo trattato in questa bellissima serata. Guardate questo, chi aveva un'azienda, prima generazione, alla seconda generazione più o meno il 7% delle aziende vengono vendute dopo la prima generazione, alla seconda generazione il 13% viene trasferito, guardate qui, alla terza generazione l'80% delle aziende sono già scomparse, cioè non si riesce a passare il testimone alla terza generazione, quindi se noi vogliamo passarla ai nipoti, Le statistiche dicono che è difficile passare la propria azienda quindi ai nostri nipoti. Dai numeri che io ho trovato così facendo una ricerca è evidente che in Italia l'85% delle aziende è un'azienda familiare, sono 784.000 le aziende che sono a gestione familiare, sono aziende derivate da una impresa familiare, sono aziende molto spesso piccole o anche alcune grandi, ma sono anche quelle che hanno dato la ricchezza al nostro paese e al nostro territorio. Carlo, nel modello marchigiano di impresa negli ultimi anni è andato un po' in crisi? Il modello marchigiano della piccola e media impresa che ha differenziato il nostro territorio rispetto al resto d'Italia è sicuramente stato per molti anni un'occasione di crescita, di forza, anche perché intorno alla famiglia nasceva l'impresa, il capannone di fianco alla casa, il modello, diciamo, che Arnaldo Foa chiamava il modello marchigiano di crescita senza fratture. In realtà però questo modello piccolo e bello funzionava in un mondo, diciamo così, dove la crescita era forte e anche l'inflazione aveva un suo perché, ma è diventato un modello di difficoltà e ha subito ancora di più la crisi proprio quando la competizione si è fatta globale, quando il modello piccolo, dove mancavano magari anche alcune competenze, anche alcune capacità di andare sui mercati, le ha, diciamo così, punite come attività.
In modo particolare, intorno al modello di famiglia impresa è nata anche la grande impresa marchigiana. Non dimentichiamo che molte delle nostre grandi industrie comunque sono familiari, anzi direi quasi tutte, e in questo c'è una sfida, che è quella dell'equilibrio tra i componenti familiari ai vertici dell'azienda, nei vertici gestionali e il management. E in questo bilanciamento tra i vertici e la gestione sta anche il contenuto del nostro convegno. Quanto è importante il rapporto fiduciario, il rapporto familiare, e quanto invece questo poi diventa un limite nella meritocrazia, nelle competenze, perché magari non sempre un figlio o un parente può avere quelle competenze che oggi servono, di cultura finanziaria, di cultura appunto organizzativa, di controllo di gestione, e questo in qualche modo potrebbe penalizzare il modello marchigiano d'impresa. Ma sicuramente, ed è anche stata la riflessione che ha fatto il professor Pencarelli, anche l'università ha un grande ruolo nella formazione di una managerialità, nella capacità di fornire alle imprese anche quella qualità di giovani laureati che possono servire a colmare questo gap che il nostro tessuto industriale ha, nella speranza che le imprese, ancorché familiari, si consolidino e restino comunque legate al territorio, così come è la caratteristica del nostro modello di impresa, che è legata al territorio, vive in simbiosi col territorio, e in qualche modo è stata anche la forza e la rete sociale che ci ha difeso per tanti anni. Io sono entrata in Profigas nel 2007 dopo un percorso di studi inerente al lavoro che andavo a svolgere. Sono laureata in ingegneria gestionale a Bologna per la tesi, e poco dopo la laurea ho lavorato a Bologna per un paio d'anni in una società di consulenza aziendale e logistica. In quel momento c'era bisogno in azienda di qualcuno che si occupasse del controllo di gestione, controllo dei costi, e mio padre ha pensato a me. E avevo studiato quello, era tra l'altro una cosa che mi piaceva, e quindi è stato il mio un percorso abbastanza naturale. Sono arrivata in azienda dove già c'era mio padre, mio fratello e mio zio. E mio fratello è stato effettivamente il mio primo tutor, si occupa della produzione, ingegnere meccanico, e ha provato insomma a insegnarmi i processi di base della materia prima che lavoriamo, quindi l'alluminio, e quelle che sono le nozioni produttive. Da mio padre ho provato a imparare un po' tutto quello che è possibile apprendere da un uomo come lui, che è il fondatore dell'azienda. In particolar modo quello che mi interessava erano poi gli aspetti economici. All'inizio mi occupavo di controllo di gestione, e poi le mie mansioni si sono estese anche alla parte finanziaria e all'acquisto della materia prima. In una realtà come la nostra, dove parliamo di alluminio che è quotato in borsa, queste cose poi effettivamente sono strettamente interconnesse tra loro. Successivamente in azienda è arrivata anche mia sorella, dopo un percorso di studi in economia e commercio, un'esperienza importante in Tetra Pak di qualche anno, ed è diciamo concentrato attualmente nella parte marketing e commerciale. E la cosa bella di noi tre è che effettivamente siamo tre fratelli con competenze, attitudini, poi il professor Pecrelli mi dirà conoscenze piuttosto che competenze differenti. Io forse più gestionale, economico-finanziaria, mio fratello ingegnere meccanico, quindi più affine, se vogliamo, al mondo della produzione, e mia sorella più sul lato appunto commerciale, marketing. Quindi in un certo qual modo siamo, se vogliamo, fortunati, perché ci completiamo poi. Sappiamo che le due parole chiave che dobbiamo adottare per orientarci in questo panorama sono il termine dell'innovazione e della competenza. Come abbiamo visto, in maniera adeguata solamente il 25% delle aziende riesce a resistere al passaggio dalla prima e la seconda generazione, e solamente il 15% dalla seconda e la terza generazione. Il tema del passaggio generazionale è anche un tema molto attuale, perché dobbiamo comprendere il fatto che le aziende in Italia soprattutto sono esplose con il boom economico, e quindi si trovano oggi in questo momento storico a dover far fronte, soprattutto per un termine anagrafico, a questo problema, cioè a chi il capitano di impresa lascia la propria azienda. E oggi abbiamo visto in maniera molto interessante quale può essere il rapporto anche nella convivenza tra manager e la conduzione familiare. Abbiamo capito che la competenza deve essere meritocratica, abbiamo capito che la conduzione deve essere gestita in prima persona, e soprattutto il capitano d'impresa, cioè il proprietario, deve avere la tranquillità psicologica di delegare. Lo abbiamo visto con l'interessantissima testimonianza della dottoressa Silvia Paci.
L'associazione Centro Studi Economia e Territorio ormai sono diversi anni, ben 4, che organizza dei convegni, ormai decine di convegni, e sempre con personaggi illustri. E anche questa è stata un po' un'occasione per parlare del modello marchigiano di un'impresa che cambia, per riflettere insieme. Sì, e sicuramente l'associazione ha come finalità lo scopo di creare dei momenti di approfondimento che siano utili per poter dare ai nostri associati, ma soprattutto a tutti i nostri simpatizzanti, una prospettiva di analisi concreta con degli strumenti adeguati per capire come cambia la nostra economia, ma soprattutto per capire come cambia il nostro tessuto economico e imprenditoriale. Ci sono anche dei dati molto importanti che riguardano il passaggio generazionale in azienda. Sicuramente ci sono dei dati interessanti che confermano l'importanza di questo tema fino ad oggi molto sottovalutato. Perché sottovalutato? Perché fino ad oggi questo tema della continuità familiare all'interno dell'azienda è stato sottovalutato, soprattutto dai proprietari aziendali. Questo perché tutti in Italia le aziende sono nate principalmente nel dopoguerra, grazie al boom economico, e arrivati nel 2018 si pone un problema anagrafico, cioè i capitani d'impresa hanno un'età tale da dover prendere una decisione su che direzione affidare la propria azienda, quindi capire come gestire questo passaggio. C'è il tema di cedere la società, ci può essere il tema di far sì che all'interno della società, quindi della governance, possano entrare manager capaci di gestire un percorso di sviluppo. Comunque le statistiche dicono che solamente il 25% delle aziende in Italia riesce a gestire il primo passaggio, quindi dalla prima alla seconda generazione. Solamente il 15% riesce a gestire il passaggio dalla seconda alla terza. E qui abbiamo un tema fondamentale. Perché c'è questa difficoltà? Beh, sicuramente c'è questa difficoltà soprattutto per un aspetto pieno di psicologico, ma soprattutto pieno anche di un aspetto legato all'aspetto numerico, cioè il 68% delle aziende italiane hanno un capitano d'impresa con più di 60 anni. Ben il 69% delle aziende italiane con più di 50 dipendenti è a conduzione familiare, quindi il tema tra aziende e passaggio generazionale per il nostro paese è molto sentito. La vostra associazione sta anche lanciando un progetto. Sì, sta lanciando un progetto che si chiama Fano Business, è un progetto in cui vogliamo trattare temi legati all'economia per capire che prospettiva può avere la crescita del nostro territorio, vogliamo creare dibattito, vogliamo attraverso interviste, momenti di riflessione capire qual è il punto di vista dei personaggi che hanno un peso a livello sociale, a livello economico in questo segmento territoriale. Perché? Perché secondo noi c'è bisogno di un punto di riferimento, di una situazione in cui le persone che hanno a cuore vogliono capire come cambia la nostra situazione sociale, la nostra situazione economica, possono avere un riscontro, ma soprattutto possono avere uno spazio in cui studiare, approfondire e migliorare le proprie anche competenze.